Agricoltura, raggiungiamo la Piana degli Albanesi, un luogo splendido, antico, che si trova alle porte di Palermo, dove un gruppo di persone sta dando vita a un'agricoltura sana e moderna. Scendere verso Palermo alla ricerca di un itinerario artistico-culturale non troppo scontato, ormai sarebbe come guardare il cielo la notte di San Lorenzo e non trovarci le stelle. L'avvicendarsi delle innumerevoli dominazioni nell'arco dei secoli non hanno confuso lo spirito dei palermitani, che al contrario hanno mantenuto fiero il proprio carattere e oggi possono vantare l'abilità di aver mescolato e armonizzato greci, bizantini, arabi, normanni, svevi, francesi, aragonesi, spagnoli e borbonici. Edmondo De Amicis ha cantato «O divina Sicilia, quanti italiani che hanno corso il mondo per diletto moriranno senza averti veduta». Erano altri tempi, ma aveva comunque ragione, perché questa città non si conosce mai abbastanza. Un passaggio, percorrendo il centro all'altezza di Piazza Pretoria, ha fatto apparire le caratteristiche cupole rosse della chiesa di San Cataldo, adiacente alla quale si innalza il campanile a bifore della chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, conosciuta come la Martorana. Eretta intorno al 1143, è uno splendido esempio di architettura normanna. È una chiesa cattolica di rito greco-bizantino ed è la sede liturgica dei fedeli di rito ortodosso residenti a Palermo. Nel contempo è la concattedrale insieme a San Demetrio della diocesi di Piana degli Albanesi. Antiche reminiscenze, soprattutto per chi si è imbattuto nel tempo in siti di rito greco come l'abbazia di Grottaferrata o il convento di San Nilo a Rossano o ancora la comunità di Spezzano in Calabria, alla vista di icone dorate mettono subito in moto curiosità mai evase, ricomponendo un groviglio di frammenti di ricordi e lacunose nozioni sepolte sotto la scorza del tempo. È inevitabile un giro a Piana degli Albanesi, che è a poco più di 20 km da qui. A sud di Palermo, verso i monti, per un territorio che comincia ad assumere caratteristiche carsiche, a circa 700 metri sul livello del mare, si arriva ad affacciarsi su una valle donata nel secolo XV dal contado di Monreale ad alcune famiglie di esuli giunti qui dall'Albania. Dopo la capitolazione di Costantinopoli per opera dell'impero ottomano e la morte dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderbeg, i turchi riuscirono a occupare i Balcani. Pertanto, verso la fine del XV secolo, gruppi di profughi di quelle terre cercarono rifugio nelle vicine coste italiane. Fu così che nel triennio che va dal 1482 al 1485, molte famiglie nobili e alcuni parenti dello stesso Castriota riuscirono ad arrivare in Sicilia. Dopo una sistemazione provvisoria in varie zone dell'isola, ottennero dal cardinale Giovanni Borgia di Monreale il diritto di soggiorno, la cosiddetta licenza populandi, nei due feudi situati nelle montagne poco lontani da Palermo. Si tramanda che i profughi albanesi avessero portato dal loro paese natale un quadro della Madonna Udigitria, la Vergine che indica la via. Giunti sulle pendici di queste montagne, decisero di riprendere fiato all'ombra di un boschetto. Sistemato il quadro della Vergine su di un sasso, al momento di ripartire su quello stesso sasso il quadro aveva lasciato la propria impronta. L'indicazione appariva chiara. Oggi in quel luogo è sorto un santuario dedicato alla Vergine. E proprio a ridosso di quelle montagne venne edificato il primo villaggio, lo stesso che oggi, divenuto città, ha solo da pochi decenni sostituito il nome di Piana dei Greci con quello più corretto di Piana degli Albanesi.
La città si adagia sulle pendici della montagna. All'inizio della valle, dominando tutta la piana, che nella lingua locale è detta Hora, dal greco, presa nella duplice accezione del suo significato di pianura e di urbe, città. È un comune di 6.000 abitanti, è la più importante e popolata comunità Arbresh della Sicilia. I capitoli di fondazione, redatti il 4 agosto 1488, regolano i rapporti tra gli esuli e l'arcivescovato. In quello stesso anno iniziarono i lavori di costruzione del futuro abitato, secondo una sistemazione rigorosa dei crocevia e dei quartieri e seguendo comunque la morfologia del terreno naturalmente montuosa. Con la logica di seguire anche un altro concetto, Piana è sempre stato un paese ricco d'acqua. Osservando la composizione architettonica del centro abitato, si nota che è collocata, oltre che in relazione alla natura del terreno, anche a seguire la presenza di corsi d'acqua, ormai sotterranei, defluenti verso il lago. Prova evidente ne sono le fontane, che oltre all'approvvigionamento idrico cittadino, forniscono una sorta di mappa idrografica del territorio. Per conoscere una città, è stato detto, non esiste miglior modo che visitare i suoi monumenti più importanti e prendere contatto con i luoghi deputati alla vita in comune. Se poi la città si identifica con un popolo e ne è specchio della storia e delle sue origini, questa semplice regola diventa fondamentale anche per capire l'anima di chi vive tra queste strade, preparando così anche il percorso che ti conduce alla conoscenza della sua arte e soprattutto del suo modo di viverla. Gli annali citano alcuni tra gli uomini che hanno tracciato direttive che hanno poi dato un'impronta significativa alla comunità. Uno di questi uomini illustri, il poeta Giuseppe Schirò, ha scritto: «Mantenetevi sempre albanesi e conservate la nostra lingua con cura e amore, come cosa sacra, come il miglior dono di Dio». E così anche i costumi che ci lasciarono gli antenati, le tradizioni e i sentimenti. Mai invito fu più ascoltato. Ecco, sembra a me, non è punto di luce. Non si chiama una palla, chiama un giorno in gaglio. Una frenata? La tradizione più salvaguardata e che tuttora nell'epoca di internet resiste è l'uso della lingua delle origini, l'albanese antico. Qui tutti lo parlano. L'Arbresh è la lingua naturale. Dai bambini in età prescolare è considerata lingua prioritaria. Visto che la legislazione italiana vigente lo contempla relativamente alle minoranze linguistiche, l'amministrazione comunale utilizza nei documenti ufficiali le due lingue, italiano e albanese. La tradizione va tenuta viva anche in tutti gli aspetti salienti della vita pratica. Il più sintomatico di questi è il matrimonio. Quest'ultimo è tenuto gelosamente fedele alle usanze delle origini, così come l'abito e la vestizione sia della damigella d'onore sia della sposa. Questo è un rito che si perpetua quindi dalla fine del secolo XV, anzi ancora prima. I costumi fatti di broccato, di merletti lavorati a mano, di faglia di seta ricamata in oro, sono tramandati di madre in figlia. Tutt'oggi ce ne sono in uso molti cuciti due secoli fa, prodotti da una manifattura di artigianato domestico, la cui formazione risale al secolo XVIII. Caratteristiche dell'abito nuziale sono le maniche in seta rossa ricamata con motivi floreali, chiuse ai lati esterni da 12 fiocchi a 4 petali, il copricapo e il velo color crema fissato ai fianchi sulla cintura. L'elemento più caratteristico è la cintura, oggetto prezioso che si tramanda di generazione in generazione. In realtà in origine passava da suocera a nuora, perché era il marito a portarla in dote e simboleggiava quasi un'ipoteca di possesso nei confronti della moglie. La cintura è in argento massiccio, arricchita in oro, frutto di una manifattura orafa locale, perché l'oreficeria è un'altra delle peculiarità di Hora e Arbresh. L'estro, l'arte, la raffinatezza e il gusto dei gioielli creati a Piana hanno il merito di ricordarci la storia di una comunità che fu costretta a lasciare il patrio suolo per trovare pace oltre il mare.
I maestri orafi di qui, comunque, dopo 5 secoli, hanno assorbito anche il gusto e le tradizioni della terra che li ha ospitati e della quale sono divenuti figli legittimi e abitanti a tutti gli effetti. La Trinacria, dunque, ha dato un valore aggiuntivo, impostando un nuovo modo di intendere il gusto dell'oreficeria, con gioielli sempre più ricchi, eleganti e raffinati. Sono state coniugate insieme 3 peculiarità, arte, maestri della forma e ricchezza di pietre preziose. Gioielli luminosi, ricchi di fascino secolare, che cantano i fasti di un'epoca lontana che la tradizione riprende e perpetua, usando l'arte bizantina, l'arte albanese ormai trasformata in arte siciliana. Intorno a Piana, come già accennato, svetta una corona di alture che superano i 1300 metri, composte da roccia di origine carbonatica, la cui formazione risale al Mesozoico. Gli agenti atmosferici hanno scolpito la superficie calcarea rendendola aspra e ricca di fenditure, mentre fenomeni carsici hanno aperto grotte di grande suggestione. Particolare importanza rivestono le coperture verdi composte di boschivo naturale formato da lecci, rovelle, acero, frassino, damanna, che coltivato più in basso fornisce una linfa che si estrae tramite incisioni e che rappresenta un dolcificante naturale. In altitudine, a 1000 metri circa, tra una distesa di zafferani selvatici, percorrendo un sentiero dove si snoda per qualche decina di metri, ancora ben visibile, la regia trazzera per il capoluogo, cioè la strada che attraverso queste lande rocciose conduceva a Palermo, si arriva alla Grotta del Garrone, in cima alla portella omonima. Appunto, a 1050 metri sul livello del mare. È una grande cavità che offre grandi concentrazioni calcaree e delle pozze d'acqua create dallo stillicidio attraverso la roccia. Il microclima creatosi a seguito anche di un'apertura naturale del soffitto che permette l'accesso alla luce ha permesso l'insediamento e la sopravvivenza di alcune specie di felci rarissime, la lingua cervina e la scolopendra emionitide. Tutte e due le specie sono considerate relitti dell'epoca glaciale databile tra i 100.000 e i 10.000 anni fa. Neanche a dirlo, sono considerate di grande interesse scientifico. Sulle pareti della grotta, lungo le enormi stalattiti formatesi nelle ere geologiche, si è adattato il ciombolino siciliano, una specie endemica che forma ciuffi erbosi pendenti giù per alcuni metri dalla roccia. La cerchia di alture che perimetrano il lago e la valle crea una conca naturale, ideale per la creazione e il mantenimento di un clima mite per l'altitudine dei 700 metri. Da fonti storiche di metà secolo XVII risulta che già allora i 2 feudi, dati in uso dall'arcivescovo di Monreale, erano coltivati a vigneti e cereali, grano, orzo e mais. Tutt'oggi la piana racchiude una realtà agricola invidiabile. A cominciare dagli uliveti, che forniscono un olio ricco di fragranze di forte intensità, ma delicato al palato, e olive da tavola saporite e croccanti. Segue la vite, che nella zona Xaravulli produce un nero d'avola e un merlot di intenso gusto fruttato di bacche selvatiche. Al grano duro, che dà una farina adatta a un pane che rimane soffice per oltre 4 giorni, con una consistenza straordinaria e un sapore che esalta qualunque tipo di pietanza.